Comandante, come stanno andando questi controlli? C'è anche da considerare il rispetto della mascherina, come da ordinanza del sindaco Ghinelli da qualche giorno, no? Certo, non le dirò bene perché chiaramente sono controlli che portano via molto tempo al personale che ormai è dedicato per la grande maggioranza del tempo al controllo delle misure atte a contenere il Covid-19. Però devo dire che qui ad Arezzo, almeno sulla questione mascherina, ho trovato molta attenzione, sono pochissime le persone che abbiamo trovato e quindi sanzionato senza la mascherina. Oltretutto noi dopo aver sanzionato poi, su disposizione di chi le parla, viene data anche una mascherina perché chiaramente non vogliamo far andare via la persona senza la possibilità poi di indossare quello che obbligatoriamente deve essere indossato. Così delle persone a piedi in giro non ci pare ci sia un grande traffico, mentre una grande presenza, mentre dal punto di vista del traffico vediamo che insomma le auto circolano abbastanza. Sì, gli ultimi provvedimenti che hanno teso a riaprire alcune attività e poi in particolare, almeno da quello che mi raccontano i colleghi che io in questi giorni ho raggiunto sulla strada, perché chiaramente il lavoro burocratico è un po' rallentato e quindi ho la possibilità di stare fuori con loro. Ma dicevo, da quello che raccontano i colleghi, sono aumentate molto, ad esempio, con la possibilità di andare a coltivare l'orto. Tutti hanno un orto da coltivare qua in questa zona. E devo dire che effettivamente il traffico, non tanto su queste direttrici centrali, qua in piazza Guido Monaco, in via Crispi o altre, soprattutto nelle zone un po' periferiche ho visto un netto aumento del traffico rispetto ai primi periodi, proprio all'inizio quando la situazione era più difficile. Però, guardi, le scuse sono sempre più o meno le solite. Ma quella forse più divertente è stata quella di una persona, di uno straniero ieri. Fra l'altro noi, come ha visto, noi controlliamo anche i mezzi pubblici, un po' perché tuteliamo anche la salute delle persone che lavorano sui mezzi pubblici. E abbiamo fermato un mezzo di linea, è stato fatto il controllo e questo non aveva la mascherina. E allora è stato fatto scendere e gli è stato chiesto dove andava. E allora ci ha raccontato che andava da Terranova Bracciolini a Sansepolcro per fare il barbiere abusivo. E allora gli abbiamo spiegato che probabilmente c'era qualche problema, forse anche nel racconto, che doveva tarare meglio. Però ecco, questo poi faceva capire anche che era una persona che non aveva niente da nascondere, se non attività più o meno non lecita, ma voglio dire, sicuramente non si era trovato la scusa buona. Qualcuno ci casca, devo dire. Vi chiedono indicazioni magari anche su come comportarsi, su come se portarsi dietro l'autocertificazione, perché anche su questo punto non è una non c'è proprio una chiarezza limpida. Sì, è chiaro che specialmente i primi tempi, ma tutt'oggi ci sono molte persone che non hanno ben chiaro tutti i doveri e gli obblighi che devono rispettare, e un grande impegno da parte nostra è anche proprio teso a spiegare quella che è la normativa alle persone, sia sulla strada e sia continuamente anche tramite la nostra centrale operativa, il cui personale è continuamente oberato da continue chiamate, ma comprensibili, di persone che ci chiedono proprio come comportarsi nella quotidianità. Sta comunicando a questo signore che avete fermato? Allora, i dati che deve riportare sull'autocertificazione, dove viene compreso il nome, il cognome, la residenza, la via, e in più viene riportato l'utenza telefonica, dove è domiciliato e lo spostamento che sta compiendo, da dove viene a dove è la destinazione. L'ultimo spostamento in questo momento in cui noi lo stiamo fermando. Se andasse a fare la spesa in farmacia, cosa deve fare? Deve continuare lo scontrino, perché poi è possibile che gli viene richiesto per vedere se effettivamente ha compiuto quello spostamento.